Eccoci qua, signori, finalmente ci siamo. Oggi è il 4 luglio, oggi è il giorno dei calendari. Oggi verranno comunicati i calendari ufficiali della prossima Serie A e oggi siamo qui per andare a vedere un po' gli incroci, capire un po' quali saranno quelle partite del campionato che andranno a precedere oppure ad anticipare le partite di Champions League. Quindi andiamo un po' a vedere che incroci ci saranno. Mi chiama dal cellulare, scusate. Ah, è la regia. Vediamo cosa hanno da dirmi. Pronto? Sì, dimmi. Ma come il Napoli non fa la Champions League quest'anno? E vabbè, facciamo l'Europa allora, l'Europa League. Manco quello. E la Conference voglio sperare, almeno quella. Manco la Conference. Ma che ha fatto il Napoli l'anno scorso? Decimo! Ma sei serio? Ah, quindi niente incroci con le partite europee quest'anno? E che lo faccio a fare allora il video sul calendario? A parte gli scherzi, ragazzi, così, clip un po' goliardica stamattina, fare il video sul calendario quest'anno non aveva alcun senso, perché purtroppo non facciamo le coppe europee quest'anno, quindi non sarò qui a leggere il calendario dalla prima alla 38ª giornata, anche perché sto registrando questo video di mattina e lo sto facendo appositamente di mattina, perché tanto è inutile andare a vedere le partite, il calendario in sé. Cioè, il bello di questo video, gli anni passati, era capire gli incroci tra il campionato e la Coppa Europea. Quest'anno questo problema purtroppo non c'è e quindi trovo inutile, ecco, analizzare il calendario. Tanto sono 38 partite, le dobbiamo affrontare tutte, non è un torneo a eliminazione. E quindi non staremo qui, signori, a vedere il calendario, però vi dico, la butto lì. Secondo me esordiremo a Como. Mi sento Como Napoli come prima partita, quindi secondo me l'esordio di Conte avverrà a Como con un bel gol di Belotti. Clippate questo che vi ho detto, così vediamo se il nostro Darion avrà azzeccato anche questa. Comunque, ragazzi, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario, detto il Darion, e oggi parleremo di calendario, perché oggi è il giorno dei calendari, però non andremo a vedere il calendario completo. Sono uscite, diciamo, delle informazioni che secondo me sono importanti, e tra l'altro ci sono stati anche dei cambiamenti per quanto riguarda le regole della Serie A. Quindi oggi facciamo un po' questo video, un video dove darò un po' di info così sparse sul campionato, e poi nella parte finale del video aggiornamenti sul calciomercato. Prima di cominciare però vi ricordo l'iscrizione al canale, mi raccomando ragazzi, è totalmente gratuito, e poi attivate la campanella così rimarrete sempre aggiornati. Allora, cominciamo subito e spostiamoci. Questo è il sito di Calcio Napoli 24. Andiamo un po' a vedere qualche info in particolare sul campionato che tra un mese e mezzo più o meno comincerà. Cominciamo dalle date che sono quelle un po' indicative. Allora, il campionato inizierà il 18 agosto. Noi però sappiamo che il Napoli comincerà prima la stagione, perché il 10 agosto c'è la partita di Coppa Italia che al 99% sarà contro il Modena. La stagione al Napoli inizia il 10 agosto con la Coppa Italia, però il campionato inizierà il 18 agosto. Avremo durante il campionato soltanto 4 interruzioni, che sono le 4 pause nazionali: l'8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 23 marzo. Cosa importante da dire, ragazzi, quest'anno non ci sarà la sosta invernale, quindi si giocherà sia a Natale e sia all'ultimo dell'anno. Se ricordo bene, le date sono il 22 e il 30 dicembre e poi il solito turno dell'Epifania. Poi avremo soltanto un turno infrasettimanale il 30 ottobre. Penso che sia legato al fatto che le coppe europee hanno aumentato di numero di partite. L'ultima giornata sarà il 25 maggio e chissà dove saremo quel giorno. Anche quest'anno la Serie A sarà asimmetrica, quindi il girone di ritorno sarà diverso dal girone d'andata. Attenzione a questa frase: con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima squadra. Ovviamente i derby non ci saranno né alla prima né all'ultima giornata e neanche nel turno infrasettimanale. Gare tra le squadre partecipanti alle competizioni europee. Quest'anno, secondo me, sarà curioso vedere come si organizzeranno
per quanto riguarda appunto le coppe europee, perché quest'anno aumentano le partite, in Champions ne saranno 8, in Europa League 8 e in Conference mi pare sono rimaste 6. Le società partecipanti alle coppe europee, diciamo in generale, non si scontreranno tra di loro nelle giornate 5, 6, 22, 25, 28, 32 e 35, comprese tra due turni di competizione UEFA back to back. Quindi diciamo che questa è una regola che è comune, che è rimasta invariata negli anni. Quindi probabilmente in una di queste giornate ci sarà il Napoli, perché il Napoli non gioca alle Coppe Europee. La giornata 10 sarà l'unico turno infrasettimanale, l'abbiamo visto prima. Niente sosta invernale, si giocherà il 22, il 29 dicembre e il 5 gennaio. E poi abbiamo gli orari, che sono sempre gli stessi dell'anno scorso. C'è l'orario spezzatino, ci sarà come sempre, ecco, la partita il venerdì sera, la partita il lunedì sera. Questo è un problema per il fantacalcio. Poi abbiamo i soliti tre turni di sabato alle 15, alle 18, 20 e 45. La domenica abbiamo come sempre la partita alla mezza, poi due partite alle 3, una alle 6 e una alle 20 e 45 e poi la partita di lunedì alle 20 e 45. Poi altra info, le giornate che precedono le partite na delle nazionali non avranno il posticipo del lunedì. Il turno infrasettimanale si giocherà tra il martedì, il mercoledì e il giovedì. La prima giornata si disputa domenica 18 agosto con inizio alle ore 20:45 e ci saranno due gare e una di queste sicuramente sarà l'Inter, perché in genere il campionato lo inaugura il campione in carica, con quattro anticipi al sabato, rispettivamente due alle 18:30 e due alle 20:45, poi due anticipi la domenica e poi due posticipi lunedì, sempre alle 18:30 e alle 20:45. Diciamo che le giornate che si svolgeranno ad agosto avranno una, come diciamo, una struttura diversa dalle altre, anche perché agosto fa ancora caldo e quindi sarebbe un problema giocare per esempio alla domenica alla mezza in pieno agosto. Poi qui abbiamo la questione Supercoppa che onestamente sorvolerei perché non ci interessa quest'anno. 37esima e 38esima giornata si disputano rispettivamente domenica 18 e domenica 25 maggio, con inizio alle ore 15 e poi tra parentesi 10 gare in contemporanea. Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità, quindi non verranno giocate tutte e 10 in contemporanea, un po' come è successo l'anno scorso. Le squadre, per esempio, che lottano per lo scudetto giocano tutte in contemporanea alle ore 15. Le squadre che lottano per la Champions League, tutte in contemporanea alle 18. Si giocherà in blocchi e le squadre coinvolte nello stesso obiettivo giocheranno in contemporanea. Per quanto riguarda prosecuzioni e recuperi di gara, vabbè, le gare interrotte o rinviate devono essere giocate entro 15 giorni dalla data della partita interrotta o rinviata. Nel caso in cui ciò non sia possibile, nella diversa prima data utile successiva. Ok, quindi questo è quanto per quanto riguarda le info sul calendario. Ora vi faccio vedere un'altra cosa. Questo è il calendario del Napoli, diciamo che precederà l'inizio della Serie A. Quindi abbiamo il calendario riguardante i ritiri e abbiamo anche le date e le amichevoli ufficiali dei vari ritiri. La prima, diciamo, partita del Napoli di Conte sarà il 16 luglio e sarà contro la Naune, quindi la classica partita contro la squadra locale di Di Maro. Il 20 luglio avremo Napoli-Mantova, il 28 Napoli ad Adana Demirspor, qui siamo già nel ritiro di Castel di Sangro, abbiamo le famose amichevoli internazionali contro il Demirspor nel 28 luglio. Napoli-Brest il 31 luglio, Napoli-Girona il 3 agosto e poi il 10 o l'11 agosto avremo il turno di Coppa Italia contro il Modena. Quindi questo, ragazzi, è il calendario che ci interessa, diciamo, di più. E queste sono le partite che precederanno quindi il campionato. Torniamo sulla Serie A, ragazzi, perché ci sono delle modifiche e anche delle novità per quanto riguarda il regolamento. Allora, innanzitutto, una novità che abbiamo già visto all'Europeo 2024, cioè solo i capitani potranno parlare con gli arbitri. Gli altri calciatori che protesteranno verranno ammoniti. Ecco, attenzione a quest'ultima frase, voglio proprio vedere se succede. Allora, per quanto riguarda invece i portieri, il tempo limite per tenere il pallone tra le mani è stato aumentato da 6 a 8 secondi. E secondo me questa cosa non è molto positiva, perché potrebbe essere un'arma in più magari per quelle squadre che diciamo, vogliono sfruttare la perdita di tempo. Sono 2 secondi, però nel calcio anche un secondo è fondamentale. Per esempio, no, Napoli-Lecce.
Il Lecce sta vincendo 0-1 all'ottantesimo. Possono sfruttare questa cosa per perdere ulteriormente tempo. Se il portiere supera questo limite, ci sarà calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria. Inoltre, ci sono tre novità riguardanti il calcio di rigore. Il fallo di mano che evita un gol non sarà più automaticamente punito con il rosso. Se il tocco è volontario, ci sarà l'espulsione. Se è involontario, ma punibile, verrà ammonito. Il pallone dovrà essere posizionato, in un punto che tocchi il centro del dischetto. Il tiro verrà ripetuto solo se chi fa invasione prima della battuta impatta poi sulla successiva azione. Quindi, in teoria, io leggendo questa frase capisco che il fatto che il portiere deve restare con entrambi i piedi sulla linea prima del calcio di rigore, mi sa che questa cosa è stata tolta. C'è l'introduzione della sesta sostituzione, però soltanto in un caso, ovvero in caso di commozione cerebrale, e tutti i 5 slot sono già stati utilizzati. Quindi se tutti i slot sono stati usati e c'è un infortunio grave per il calciatore come la commozione cerebrale, allora si può sfruttare il sesto cambio. Questa misura è stata pensata per tutelare la salute dei giocatori, garantendo un ulteriore cambio in caso di infortuni seri come le commozioni cerebrali. Altra novità: l'introduzione del cooling off period, tradotto come pausa calma. Pausa calma. Questa secondo me è un'altra cosa negativa. Se la partita si accende nei toni con battibecchi o risse, l'arbitro potrà sospendere il gioco e invitare i capitani e allenatori a richiamare le squadre nelle rispettive aree tecniche per riportare la calma prima di riprendere il gioco. Questa sorta di time out si aggiunge al cooling break utilizzato durante i periodi di caldo eccessivo. Quindi ragazzi, praticamente con questa cosa le partite potrebbero durare ulteriormente di più. Ritorniamo a Napoli-Lecce, no? Il Lecce vince 1-0 all'ottantesimo, potrebbe anche essere una strategia, quindi aizzare gli avversari, provocare risse, provocare battibecchi, in modo tale che l'applicazione di questa pausa calma. Intanto il tempo va avanti, l'avversario si riscalda, si irrita, non lo so, queste cose che hanno introdotto mi puzzano tanto di modi ulteriori per allungare ancora di più le partite, per aumentare le perdite di tempo. Si dovrebbe fare il contrario invece, secondo me, accorciare le partite, o comunque io non lo so se l'ho detto, però lo dico adesso. Secondo me la scelta migliore è fare come fanno nel basket, cioè mettere il tempo effettivo. A ogni interruzione si ferma il cronometro, quando si riparte si parte col cronometro. Secondo me questa è la cosa migliore, perché così vai a cancellare le perdite di tempo. Queste cose che hanno introdotto, secondo me, vanno a fare l'esatto contrario, cioè vanno ad alimentare la perdita di tempo. Magari ditemi la vostra nei commenti. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda la Serie A. Andiamo adesso a vedere velocemente il calciomercato. È arrivato l'Here We Go di Fabrizio Romano riguardo Rafa Marin, quindi ragazzi possiamo tranquillamente considerarlo un nuovo giocatore del Napoli, perché quando fanno le visite mediche diciamo che al 99% è fatta. Poi se abbiamo la sfiga di trovare un calciatore che durante le visite mediche esce qualcosa di clamoroso, e là poi purtroppo è sfiga, non possiamo farci niente. Vi ricordo, per chi se lo fosse perso, che sul canale ho fatto un video dove andiamo a scoprire Rafa Marin. Se ve lo siete perso ve lo lascio nelle schede. Le visite mediche verranno effettuate prima della pre-season, quindi praticamente penso la settimana entrante, o magari domani, o penso lunedì o martedì, esagerando. Comunque sarà presente nel ritiro di Di Maro. Il Real Madrid ha accettato e è stata inclusa anche la clausola della ricompra, e ci abbiamo dedicato anche un video riguardo questa cosa. Il Napoli ha anche trovato l'accordo col Torino per Buongiorno, però ci sono ancora dei dettagli da limare per quanto riguarda la trattativa col calciatore. Quindi ragazzi, Rafa Marin lo possiamo confermare come nuovo giocatore del Napoli. E riguardo Buongiorno, abbiamo avuto anche ieri sera un ultimo ora da Sky, dove praticamente ci hanno detto che si è trovato l'accordo tra il Napoli e il Torino. Accordo da 35 milioni più 5 di bonus. Lato società il problema si è risolto, adesso bisogna ultimare i dettagli per quanto riguarda l'ingaggio del calciatore. Si era detto nei giorni scorsi un quadriennale da 2 milioni e mezzo,
Si sta parlando nelle ultime ore di una volontà di inserire da parte di Buongiorno una clausola rescissoria. Ecco, qui mi dispiace ripetere sempre questa cosa, però per una squadra che ambisce a diventare una meta e non un passaggio, se metti la clausola rescissoria, va un po' contro a questa cosa. Però vediamo se verrà effettivamente inserita questa clausola rescissoria. Vi avviso già, ragazzi, che domani uscirà sul canale il video dello scopriamo su Buongiorno, visto che ormai siamo lì. Penso che nel giro di questa giornata l'accordo col calciatore verrà trovato, quindi domani vi caricherò il video sullo scopriamo di Buongiorno. E concludiamo con Osimhen. Perché? Perché praticamente dall'Inghilterra ci dicono che Osimhen è, diciamo, tornato nel mirino del Chelsea. Ce lo dice il The Telegraph. E attenzione, il Chelsea è interessato sia a Osimhen che a Calafiori. Calafiori, però, da quel che si legge, andrà all'Arsenal. Questa cosa mi dispiace perché Calafiori lo voleva al fantacalcio. Comunque, il Chelsea non ha escluso l'acquisto di Osimhen, nonostante abbia inizialmente rinunciato al nigeriano per una richiesta di accordo a cifre elevate per il fatto della clausola. Però il Napoli, secondo sempre il The Telegraph, avrebbe deciso, diciamo, di abbassare le pretese, quindi dai 120 milioni della clausola si passa a 100 milioni. Questa era una cosa, diciamo, abbastanza prevedibile, ragazzi, che abbiamo detto più volte nelle ultime settimane. Io penso che anche a 100 milioni sia difficile cederlo. Nelle ultime settimane si era parlato anche di un Chelsea forte su Omorodion, però l'Atletico Madrid mi pare che abbia, diciamo, chiesto una cifra bella esagerata, e poi hanno anche detto che l'Atletico vuole puntare forte su Omorodion, quindi il giocatore non dovrebbe spostarsi da Madrid, e quindi adesso diciamo, è tornato di moda Osimhen. Vediamo, ragazzi, se sarà così, però diciamo, l'abbiamo detto più volte, il destino di Osimhen per me è segnato. Io in realtà ho un'idea, ho una sensazione che adesso vi dico. Si sta parlando anche dell'Arabia, no? Io non so, ho questa sensazione che secondo me Osimhen alla fine andrà in Arabia, si fa un anno con cifre faraoniche, e poi dopo un anno di Arabia se ne andrà in Premier League tramite una clausola rescissoria bassa. Non lo so, fanno tipo contratto da 30 milioni netti all'anno, ti mettiamo una clausola di 60-70 milioni, così poi tu l'anno prossimo te ne vai in Inghilterra, te ne vai dove vuoi tu. Io ho questa sensazione. Aspettiamo, vediamo. Come dice anche De Laurentiis, chi vivrà, vedrà. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, e iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis. Attivate poi la campanella. Detto questo, noi ci vediamo domani con lo scopriamo su Buongiorno. Ditemi nei commenti, secondo voi, quale sarà la partita d'esordio del Napoli in questa nuova Serie A. E detto questo, forza Napoli sempre, e noi ci vediamo domani.